Allora, buonasera a tutti. Salve, bentrovati, io sono Danilo Cinti, Tecnoscienza. E benvenuti al primo aperitivo scientifico. È il primo di una serie di eventi diversi, di vario genere, che ci accompagneranno alla vera notte dei ricercatori, che ci sarà il 27 novembre 2020, venerdì 27 novembre. La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto della Commissione Europea che ormai va avanti dal 2005, volto a scientifica e promuovere la conoscenza delle professioni dei ricercatori, con l'organizzazione di incontri che possono avvicinare appunto i ricercatori stessi con i cittadini. Questo è uno degli esempi. Qui a Bologna, in Emilia Romagna, la manifestazione arriva attraverso il progetto Society Next del Cineca, dell'Università di Bologna, dell'INFN, dell'INGV, dell'INAF e della... non mi ricordo mai il sesto, aiutatemi, del CNR. Comunicamente Tecnoscienza sono i partner della comunicazione. Come ogni manifestazione che si rispetti, anche noi abbiamo un video che ci andiamo subito a vedere insieme. Ovviamente la rete è andata via, mi sa che abbiamo perso la rete. Forse. Dovrebbe essere connesso. Mi può ridare la password 740? Aspettate, facciamo. Nel frattempo che risolviamo questo problema, allora, ne approfitto per invitare le due ricercatrici della facoltà di psicologia, alle quali cedo la parola e che vi diranno due informazioni per il fine serata. Prego. Buonasera a tutti, noi siamo ricercatrici del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna e abbiamo, diciamo, il compito di valutare questi eventi pre-notte. E quindi brevemente, alla fine di questo incontro, vi chiediamo di rimanere 3 minuti per compilare un questionario di gradimento. Ecco, quindi una volta terminato l'evento vi daremo, per chi vuole compilare il questionario online, vi daremo un QR code da compilare appunto sul telefono, un piccolo questionario, oppure abbiamo la versione cartacea per chi preferisce il cartaceo. Era solo questo, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Perfetto, vi lascio l'evento. Benissimo, grazie. Allora noi siamo riusciti, adesso partiamo con il video. No, la rete c'è. We'll be right back.
come vedete, moltissimi eventi quest'anno, per ovvie ragioni distanti ma vicini, come diceva giustamente il video, è in sicurezza. Il motivo lo conoscete tutti, è quello della pandemia da coronavirus. Stasera parleremo proprio di questo. Di solito in questo momento il mio ruolo mi imporrebbe di introdurre il tema della serata, e visto che si tratta della pandemia di cui parliamo tutti da 6 mesi a casa, con gli amici, al lavoro, diciamo che il compito è più semplice da un certo punto di vista. Ormai da marzo viviamo purtroppo una crisi, un'emergenza sanitaria che ci ha lasciato alle spalle migliaia e migliaia di vittime e che ha avuto conseguenze che sono economiche, sociali e psicologiche che oggi ancora non riusciamo a valutare e che probabilmente modificheranno anche i nostri stili di vita, soprattutto quelli nostri, probabilmente. Ma questa sera noi vogliamo guardare alla pandemia con gli occhi della scienza e lo facciamo con 4 ospiti che vado subito a presentarvi. Mara Vattilani, che è docente di malattie infettive presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Veterinarie dell'Università di Bologna. Roberto Spighi, che sta salutando. Se volete poi potete fare un applauso, ma va bene, lo facciamo alla fine quando ho presentato anche il quarto. È ricercatore dell'INFN, un fisico nucleare. Abbiamo poi Michele Bartoletti, ricercatore e docente di malattie infettive presso l'Università di Bologna e medico specialista in malattie infettive presso il Sant'Orsola. E infine, ultimo ma non ultimo, Andrew Emerson, che di formazione un chimico, ma si occupa di high performance computing al Cineca, dove appunto si occupa di progetti che riguardano scienze della vita, scienze dei materiali e chimica teorica. Come vedete, profili anche molto diversi tra loro. Questo perché, secondo me è un dato abbastanza di fatto, perché li abbiamo tutti qui riuniti per parlare di Covid-19, questo significa che a livello molto trasversale la comunità scientifica nel suo complesso si sta impegnando nella lotta alla pandemia e cercheremo grazie a loro di restituire un po' di complessità che ahimè purtroppo non ci viene invece restituita spesso nei media tradizionali, dove si tende sempre un po' a semplificare molti aspetti. Stasera ne approfondiremo diversi. Come ogni storia partiamo dall'inizio. L'inizio vede noi, tutti, questa comunità, l'uomo, potremmo dire, che inizia a diciamo parlare da marzo, febbraio, di pipistrelli, pangolini, di salti di specie. Capiremo adesso, e cederò la parola alla professoressa Battilani, di che cosa si tratta e come siamo finiti sia nel recente passato che oggi in questa specie di guaio, per così dire. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori per avermi coinvolto in questa bella iniziativa e, come diceva Danilo, inizio io a trattare di questo argomento, di questa chiacchierata appunto a tema Covid-19. Parto io in quanto, occupandomi di virus animali, di malattie infettive degli animali, e diciamo appunto che gli animali sono coinvolti, hanno proprio nell'origine appunto di questi. Ricordiamoci che il 60% delle malattie infettive dell'uomo ha un'origine zoonotica, quindi riconosce negli animali dei serbatoio. Normalmente il serbatoio è un ospite, spesso appunto un animale selvatico, una specie selvatica che alberga per periodi più o meno lunghi il patogeno, virus, batterio o altri. E dal serbatoio si può avere il passaggio del virus all'uomo, quello che viene definito salto di specie o spillover. In che modo? O per un contatto diretto, ma più frequentemente mediante il coinvolgimento
di un secondo ospite animale che funge da amplificatore del virus, del patogeno. Quindi si tratta normalmente di una specie, questo secondo ospite, un animale spesso domestico che quindi ha contatti ravvicinati con l'uomo, nel quale quindi il virus si moltiplica e acquisisce il tropismo poi per l'uomo stesso e quindi in grado poi di compiere il salto di specie. Come quindi avviene l'emergenza di una pandemia di origine zoonotica, che è poi quello che è avvenuto, che stiamo attualmente vivendo? Vi è uno stadio, cosiddetto stadio 1, no, in cui si creano delle condizioni che aumentano l'interfaccia uomo-animale. Quindi più spesso, dicevo, quindi o con il coinvolgimento di un secondo animale, un po' più sostenuto, o col coinvolgimento, dicevo, di un secondo ospite domestico, oppure appunto un aumento dei contatti, no, animale selvatico uomo. Quando avviene il passaggio quindi del virus all'uomo, no, si sviluppano quindi i primi focolai epidemici che possono rimanere localizzati ad alcune aree geografiche, quindi qui entriamo già nello stadio 2, oppure si arriva alla situazione in cui, a causa appunto degli spostamenti, dei viaggi internazionali, dei commerci, la malattia si diffonde, il patogeno quindi si diffonde a livello mondiale, quindi si sviluppa la pandemia, che è quindi la situazione, il cosiddetto stadio 3, che stiamo attualmente vivendo. Nel caso specifico della Covid-19 e del SARS coronavirus di tipo 2, che è il responsabile della Covid-19, sono stati chiamati in causa come serbatoi e come quindi ospiti animali che hanno albergato il virus ancestrale, no, dell'attuale che circola attualmente nell'uomo, no, vi sono, come dicevo, i pipistrelli che erano già stati riconosciuti avere un ruolo epidemiologico fondamentale a partire dal 2002, no, con l'emergenza della SARS. Nell'ambito dei pipistrelli, le numerose indagini epidemiologiche effettuate hanno portato all'identificazione di molte specie di coronavirus che determinano nei pipistrelli normalmente delle infezioni acute gastroenteriche o delle infezioni asintomatiche persistenti. Tra le diverse specie di pipistrelli, una in particolare, nei rinolofi sono state identificate molte specie di coronavirus SARS correlate. Si tratta tra l'altro di una specie che è presente anche in Europa e anche in Italia. I pipistrelli sono in realtà serbatoi non solo dei coronavirus, ma sono stati chiamati in causa e rappresentano serbatoi di molti altri patogeni, altri virus, quali ad esempio, ricordiamo una zoonosi storica, quali la rabbia, più recentemente Nipah virus, Ebola, Endra. E perché sono così, scelti, sono degli ottimi serbatoi per diverse loro caratteristiche ecologiche? Innanzitutto sono l'unico ordine dei mammiferi che è in grado di volare, e questo gli ha consentito di colonizzare praticamente tutte le terre emerse, poiché non hanno incontrato gli ostacoli, no, che ovviamente hanno i mammiferi che non volano, no? I mammiferi terrestri. Poi sono di solito delle specie migratorie, quindi compiono lunghi spostamenti, questo consente quindi anche la diffusione appunto dei patogeni da aree geografiche
tra loro anche molto distanti. Le stesse abitudini di vita dei pipistrelli facilitano la diffusione dei patogeni, vivono in numerose colonie, anche colonie che sono anche talvolta costituite da specie diverse. Tra l'altro ricordiamo che l'ordine dei chirotteri comprende moltissime specie, è uno degli ordini tra i mammiferi più vario dal punto di vista proprio di diversità, di specie, e tra l'altro sono anche filogeneticamente molto antichi, praticamente da 50 milioni di anni fa ad oggi sono evoluti pochissimo. Tra l'altro hanno anche delle abitudini alimentari che favorisce la diffusione dei patogeni, perché sono sia prede che predatori, quindi come prede, no, possono diffondere i patogeni appunto ad altri animali che, appunto, che li assumono. D'altro canto sono anche predatori e quindi possono assumere, insomma, altri animali di cui si cibano e quindi di conseguenza anche i loro patogeni. Detto questo, è chiaro che i pipistrelli non vanno assolutamente demonizzati, ma anzi sono una specie, sono animali utilissimi per l'ecosistema, come impollinatori, per la diffusione di semi, per il controllo degli insetti dannosi. E questo, dicevo, vanno assolutamente protetti, anche se appunto possono in apparenza apparire pericolosi come diffusori di malattie, come diffusori di patogeni, ma semplicemente perché in realtà il problema, come spesso avviene, è rappresentato appunto dall'intervento dell'uomo. Intervento dell'uomo che ha creato, ha limitato, spesso ha ridotto gli habitat naturali appunto di questi animali, aumentando quindi il contatto, il rischio di conseguenza il contatto con l'uomo e quindi appunto la possibilità di trasmissione. Tra le varie azioni appunto che l'uomo ha compiuto, che ha portato, che ha messo in pericolo, alterato appunto il loro ecosistema, sono le massicce deforestazioni che, come dicevo, hanno limitato l'habitat naturale di queste specie. C'è un esempio anche molto recente a questo proposito, al di là appunto del coronavirus, che riguarda l'emergenza del Nipah virus, quando in Malesia nel 2005, intorno a quegli anni, furono effettuate delle massicce deforestazioni per insediare degli allevamenti intensivi di suini. Questo ha fatto sì che quindi i suini venissero in contatto con insetti, con pipistrelli frugivori che vivono appunto nelle foreste, da cui i suini, che sono onnivori, assumevano i resti, i residui della frutta, no, di cui si cibavano appunto i pipistrelli, e da qui il passaggio quindi del Nipah virus dai pipistrelli ai suini e poi dai suini all'uomo. Ancora, un altro comportamento scorretto, dicevo, dell'uomo che ha permesso poi la trasmissione di questi dei patogeni dai serbatoi selvatici, no, all'uomo, sono i commerci i commerci clandestini, illegali di specie selvatiche. E qui vanno sicuramente ricordati i wet market, che sono una tipologia di mercati molto diffusi nelle aree appunto del sud-est asiatico e in Cina. Sono dei mercati in cui c'è un'elevata promiscuità uomo-animali, in cui vengono anche spesso commercializzate specie selvatiche, animali selvatici, anche in maniera illegale, anche in maniera appunto clandestina, e queste, ma d'altro canto è anche vero che questi mercati rappresentano spesso una fonte di per le fasce più povere della popolazione di approvvigionarsi di carne fresca che appunto viene venduta, animali che vengono anche spesso macellati appunto sul momento. Quindi, detto questo, ci sono anche poi usi
particolari di certe località che favoriscono poi questi passaggi, no? Questi salti di specie. Lo stesso pipistrello in alcune regioni, in alcune aree della Cina viene consumato dall'uomo, anche se non è un alimento così, diciamo, frequente, ma avviene. Ancora gli stessi pipistrelli vengono spesso anche utilizzati, manipolati sempre in Cina per la preparazione di presidi terapeutici utilizzati nella medicina tradizionale cinese, come ad esempio appunto questo Yangmingxia, che è una sorta di preparato a base di feci di pipistrello che viene utilizzato come antidolorifico o comunque per altri presidi terapeutici. Quindi, come dicevo, è spesso l'azione dell'uomo sull'opera di antropizzazione che porta degli squilibri, no, nell'ecosistema naturale. Quello che poi è successo, dicevo, con l'epidemia, con la pandemia appunto del Covid-19, in realtà non è così una novità. Nel senso che anche tutti gli altri coronavirus umani, anche quelli più, diciamo, i coronavirus benigni, quelli che normalmente provocano appunto le infezioni respiratorie, il raffreddore, no? La classica infezione respiratoria ad andamento stagionale che tutti conosciamo, dicevo, anche questi coronavirus hanno un'origine zoonotica. In particolare mi preme sottolineare come uno di questi coronavirus umani, lo C43, sia emerso verso la fine dell'Ottocento con un salto di specie, prima dai roditori, poi dai bovini all'uomo, tanto che ci sono dei documenti storici che attestano di una, descrivono una pandemia respiratoria nel 1890. Quindi un po' quindi la storia in realtà si ripete, no? Questo mi preme sempre sottolinearlo quando anche si grida al complotto che è un virus che è stato creato in laboratorio, eccetera. In realtà non è successo nulla di nuovo che comunque non si sia ripetuto nella storia. Quindi mi piaceva terminare riprendendo un po' la diapositiva iniziale, cioè di come si può sviluppare una pandemia di origine zoonotica, sottolineando il fatto che è a livello dello stadio 1, cioè dell'interfaccia uomo-animale, che di fatto dobbiamo agire. E quindi come sia importante un approccio di salute unica, quindi di salute uomo-animale, proprio per limitare quindi l'interfaccia uomo-animale, per limitare queste situazioni quindi che alterano, mettono a rischio appunto l'ecosistema. E proprio perché di fatto gli aspetti sanitari dell'uomo o dell'animale sono imprescindibili appunto l'uno dall'altro, no? Quindi direi che... applauso se volete. Ma terminerei su questa una puntualizzazione molto importante, perché spesso siamo abituati a pensarci esterni alla natura, no? Sì, sì. L'uomo e poi c'è la natura, mentre invece la professoressa sottolinea come sia un discorso di comunione in qualche maniera. Sì, uomo, animale, ambiente. Uomo, animale, ambiente. Ma visto che ci hai raccontato, abbiamo detto che ci diamo del tu, ci daremo del tu. È già successo, nominavi la SARS del 2003, ho intravisto la MERS, faccio subito l'avvocato del diavolo adesso, subito. 2019, un altro coronavirus. Allora ti domando, perché si è parlato anche un po' di questo, pandemie di questo tipo, da coronavirus, erano in qualche maniera prevedibili, dove prevedibili, lo prendo con le molle, e se sì, sempre con le molle, se a tuo parere siamo risultati un po' impreparati? Ma allora, prevedibile sì, ad esempio so che i ricercatori cinesi sono estremamente ferrati sul discorso coronavirus, SARS. E poi, sai, adesso quanto si poteva prevedere una pandemia di questo tipo, adesso non so quanto sia, diciamo,
è una domanda da poco che ti apro, nel senso l'emergenza di potenziali casi di questo tipo. Sicuramente, a mio avviso, non è, le epidemie, le pandemie precedenti, perché la SARS fortunatamente nel 2002 si è auto-estinta, diciamo, e non ci ha insegnato nulla. Bene. Secondo me più che altro è questo il problema, cioè alla fine nulla è cambiato nei comportamenti, appunto nel discorso preservare l'ambiente, tutelare i selvatici, eccetera, eccetera. Anzi. Diciamo, come spesso accade, abbiamo dovuto aspettare una piccola grande catastrofe per mettere in moto una serie di discorsi come quelli che ci facevi adesso alla fine del tuo intervento. E poi vedremo quando sarà finito tutto se effettivamente cambierà qualcosa. Esatto. Ed è quello che ci aspetterà nei prossimi mesi. Visto che parlavo di previsioni e ti ho un po' tirato per la giacchetta, adesso cederei la parola a Roberto Spighi, ultimi mesi e tuttora ancora in questi giorni in qualche maniera si è occupato di previsioni, nel senso che uno dei sei componenti degli NFN che ha fatto parte e fa parte di questa task force che ha avuto il compito di analizzare i dati come noi facciamo provenienti dalla protezione civile quotidianamente per stilare, per così dire, attraverso modelli matematici un'evoluzione della pandemia, questo sin dall'inizio della crisi. E con te Roberto poi cercheremo anche di analizzare un po' i numeri per capire come anche forse tranquillizzarci un po', prego. Speriamo. Buongiorno, sì, io sono un fisico nucleare degli NFN, ovviamente la parola nucleare non c'entra niente stasera, solo che all'interno degli NFN un po' la statistica la sappiamo trattare, quindi il nostro presidente ha ritenuto opportuno fare questa squadra per avvisare, per tenere informati i ministeri. In particolare eravamo in contatto quotidiano con il Ministero ovviamente dell'Università e della Ricerca, il Ministro Manfredi, con tutto il gruppo di rischio dell'Emilia Romagna e poi ovviamente anche col Ministero della Salute e via. Questo lavoro è cominciato alla fine di febbraio, quando sono cominciati a arrivare i dati. Noi, per quanto riguarda l'Italia, abbiamo analizzato i dati della protezione civile, quei numeri che vi arrivano tutti i giorni. Sono numeri che sono pubblici, quindi ognuno li può analizzare. E sicuramente voi siete stati inondati da questi numeri e questi numeri non sempre fanno chiarezza. Oggi, per esempio, se guardate il telegiornale, mi sembra oggi siano 1400 casi, se ieri erano 1401 vi dicono stiamo migliorando perché c'è un caso meno di ieri. Magari ieri hanno fatto il doppio dei tamponi di oggi, quindi capite bene che i numeri vanno letti bene. Sono numeri dove ci sono tante disuniformità. Cosa vuol dire? Voi immaginatevi, io sono ormai 30 anni che analizzo particelle, le particelle sono sincere, cioè una particella si comporta sempre allo stesso modo. Forse anche noi umani siamo persone sincere, però immaginatevi l'ospedale di Milano, l'ospedale di Trieste, l'ospedale di Roma, l'ospedale di Palermo, che devono dare i numeri tutti con lo stesso protocollo. Non è possibile. Cioè cosa vuol dire? Tutti i giorni alle 5 voi vi collegate sul web e vedete tamponi del giorno di oggi, 10 settembre, e casi positivi. Uno si chiede perché alle 5 smettono di fare i tamponi, cioè quelli delle 6 del pomeriggio? Allora sicuramente i tamponi innanzitutto non sono di quel giorno. Di che giorno sono? Del giorno precedente? E poi i casi positivi. Io faccio un tampone, c'è una regione che mi dà la risposta in un giorno, una regione me la dà in 3 giorni, quindi di quei positivi di che giorno sono? Ecco, vedete, sono tutti questi problemi che impediscono un'analisi accurata. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando si fanno delle previsioni in statistica bisogna tenere conto di tutte queste informazioni. Ed è ovvio che queste informazioni si ripercuotono nella precisione dei risultati che noi diamo. Intorno alla fine di marzo, metà aprile, ogni giorno si alzava uno e diceva il picco sarà il 24 aprile
stecchito, poi si arrivava alle 24 aprile e il picco non c'era stato, quell'altro diceva il 17, quell'altro benissimo, tutte quelle informazioni avevano una carenza importante, che bisogna dare una incertezza. Fortunatamente all'inizio ci abbiamo abbastanza preso, questo ora siccome provo a fare un mouse qui sul che forse si vede meglio, ecco, questi sono i casi positivi giorno per giorno. Vedete, abbiamo avuto un picco fra la fine di marzo e l'inizio di aprile, ovviamente questo è un picco per tutta l'Italia, però al nord è arrivato prima, al sud è arrivato dopo, quindi uno può avere un'informazione molto più precisa andando a vedere le singole regioni. Se volete tutte queste informazioni sulle province, le regioni, l'Italia e il mondo, le trovate nel sito che abbiamo fatto, perché per tenere informati, oltre ai mail che mandavamo ogni giorno, abbiamo fatto questo sito, e qui vedete la prima pagina, questo è l'indirizzo, è un sito pubblico, potete andare, cliccate quello che volete, le informazioni le avete tutte, decine di grafici per capire. Allora, la prima domanda che so che avete è questa: a marzo, più o meno lo vedete qua, verso metà marzo avevamo 1500 conteggi. Oggi abbiamo 1500 conteggi, vuol dire che stiamo rivivendo lo stesso dramma di metà marzo? No, fortunatamente no. Perché no? Perché quei 1000 conteggi, torno al discorso di prima, 1500 che avevamo a metà marzo, erano il frutto di quanti tamponi? Lo vedete in questo secondo grafico qua, qui c'è un'altezza di 20.000, qua c'è 100.000, vedete, ci basavamo su qualche migliaio di tamponi. Non solo, la protezione civile all'inizio dava il numero totale di tamponi, ma voi sapete bene che una persona a un certo punto gli fanno un test e risulta positiva, dopo 15 giorni gli rifanno il tampone per vedere se è diventata negativa, se lo è diventata gliene fanno un terzo per avere la conferma, viceversa vanno avanti, scusate. Quei secondi, terzi, quarti tamponi è ovvio che non devono essere calcolati nel numero dei tamponi, perché il test riguarda solo il primo, quell'altro era già una persona positiva e quindi... E invece no, all'inizio erano tutti nello stesso calderone, quindi questi poche migliaia di tamponi in realtà erano ancora meno di quelli effettivi. Difatti, fortunatamente, a metà aprile, e qui il nostro contatto con la Protezione Civile era quotidiano e questa è stata proprio una nostra richiesta, ecco che quello che vi faccio vedere adesso non sono più i tamponi in globale, ma sono proprio i primi tamponi, quelli che chiamano i casi testati. E vedete bene che all'inizio, ora qui non c'è la statistica di marzo perché non c'era, ma si parlava di 1000-2000 tamponi, oggi siamo intorno ai 100.000 tamponi. Quindi i 1500 di oggi sono molto meno di quelli di allora, anche perché allora i tamponi erano pochi, i reagenti non c'erano per tutti, quindi si facevano tamponi mirati alla persona sintomatica, anche perché ricordatevi bene che l'OMS e la Cina all'inizio avevano detto ci sono solo i sintomatici, non esistono asintomatici. È stato Crisanti, primario che si è occupato dell'unità di crisi in Veneto, che tra le altre cose è stato il primo a doversi scontrare contro il virus, ricordate voi i paesi, che ha detto no, sicuramente il problema sono gli asintomatici, e l'ha capito, lui è un esperto, perché il numero dei contagi saliva enormemente, le persone che stavano male era molto meno, e quindi si è creato lui i reagenti, perché non c'era in commercio, ha fatto il tampone a tutto il paese, e quello ha permesso a una regione che era all'inizio la più contaminata di spegnersi prima delle altre. Perché badate bene, i tamponi ad oggi, che il vaccino non ce l'abbiamo, che le cure stanno migliorando molto, Michele ce lo confermerà, però ancora purtroppo si muore in certi casi, il tampone è uno dei mezzi di prevenzione che dobbiamo usare, sicuramente la mascherina, sicuramente l'allontanamento, ma il tampone permette di isolare e impedire a quella persona di trasmettere il virus. Facciamo un'ipotesi: io oggi ho una bacchetta magica e ho 60 milioni di tamponi in mano e li posso fare a tutte le persone che abitano in Italia adesso, in questo istante,
e adesso in questo istante ho 60 milioni di risposte, io ho risolto il problema, prendo i contaminati, li isolo, signori siamo a posto. Lo so, è un discorso approssimato perché uno potrebbe essere negativo, ma, già, ma insomma, in questo modo riuscirei a isolare tutto, sarebbe un lockdown mirato solo dove serve. Perché è stato fatto un lockdown globale? Perché praticamente l'Italia ha detto io non so chi è contagiato, suppongo che lo siano tutti, chiudo tutti e non sbaglio. Ed è stato fondamentale, dolorosissimo, ma fondamentale perché guardate che salita avevamo noi e guardate dopo il lockdown come abbiamo, scusate, schiantato la salita. Qui noi siamo 60 milioni, siamo arrivati a 200-300 mila contagiati, ma lì si schizzava in alto. In realtà non sono 200.000 contagiati, sono molto di più, ma non 60 milioni. Quindi qui saremo partiti. Con quale problema? L'Italia è un paese dove, io dico fortunatamente, abbiamo un'età media avanzata, vecchia. Perché dico fortunatamente? Perché vuol dire che viviamo più degli altri paesi, insieme al Giappone, e quindi forse il nostro sistema sanitario nazionale, tanto vituperato, poi così schifoso, non è, perché ci permette di vivere più a lungo insieme magari ad altre caratteristiche. Quindi abbiamo un paese più vecchio, il Covid è un virus che seleziona molto, nel senso che una persona un po' anziana con meno, magari con delle patologie può risultare letale. Se noi avessimo lasciato partire il virus facevamo milioni di morti. Il virus, l'Istat dice, ha colpito nell'85% gli ultra 75 anni. E una volta che 5, 6, 7 mila posti in terapia intensiva venivano esauriti, poi salutavamo. Quindi vedete, oggi i numeri che io suggerisco di tenere un pochettino più sotto controllo è sicuramente i contagiati, non è bello che siano 1.500, eravamo a 100 in giugno-luglio. Poi, giustamente, il ministro Gualtieri... Se si guardava solo il Covid, noi avevamo detto era presto per riaprire, ma non si può guardare solo il Covid, perché le persone erano sul lastrico, tante persone, quindi bisognava riaprire l'economia. È stata riaperta più o meno tutta, e si sa, nel momento in cui, per esempio, dopo 2-3 mesi di galera, chiamiamola così, si può uscire, e ci siamo un po' fatti prendere, le discoteche erano piene. Che cos'è la discoteca? La discoteca è un luogo chiuso dove ci sono 1.000 persone vicine, il volume è a 1.000, quindi un ragazzo deve tacchinare una ragazza e quindi si avvicina e, ciao, sono Roberto, ma lei non ti sente, allora ti metti proprio lì e lei dice chi se ne frega e ti risponde, quindi tac e scambio. Poi lei va dalla sua amica e dice chi era quello, ma no, un cretino, e a lei, e ci siamo anche con lei. E via, no? E quindi è ovvio che quello lì è un luogo, ha creato tanti positivi, tanti giovani positivi, e quindi questi giovani positivi al momento, siccome sappiamo che il giovane resiste meglio, tipicamente non ha le patologie della persona anziana, i morti fortunatamente per ora stanno salendo, ma sono ancora abbastanza bassi, così pure come quelli in terapia intensiva. Qui vi faccio vedere tutte le terapie intensive dall'inizio, siamo arrivati a 4.000 persone in terapia intensiva, quindi molto vicini alla saturazione, e poi sono crollate. Questo è un ingrandimento per far vedere che ora stanno risalendo, siamo ai 130 circa, quindi nettamente sotto la nostra possibilità, però piano piano ci stiamo rialzando. La domanda che poi girerò un po' a Michele, io spero che ci stiamo, che lo teniamo sotto controllo, anche perché pur non essendoci il vaccino, i medici potendolo prendere in anticipo perché facciamo molti tamponi, avendo un po' capito come curarli, riescono a curare più persone, magari a far meno uso della terapia intensiva, questo ce ne parlerà Michele, io non ne so niente. Sicuramente c'è una componente che ora l'età media è minore di quella che avevamo prima. Anche il numero dei morti, vedete, siamo arrivati quasi a oltre 1.000 morti al giorno, sono calati, adesso i morti sono una decina, quindi pochi, però insomma stiamo attenti che i numeri, insomma, possono salire. Quindi questa attenzione che in media io la vedo, perché ok, le discoteche le abbiamo viste tutte, però
si vedono anche tante persone attenti a questi, tanti negozianti attenti, tanti al mercato, ho visto tante persone con le mascherine, insomma, quindi questa attenzione che noi stiamo avendo, che attenzione, tanti paesi in Europa non l'hanno avuta, eh. Oggi abbiamo la Francia, la Spagna, che insomma sono messe peggio di noi oggi, che quindi insomma, secondo me la situazione è buona, però appunto, questo è il grafico dell'Italia, questo è il grafico della Francia, guardate la Francia, aveva un picco intorno a 3-4 mila, quindi meno di noi, e poi ora sono al doppio quasi, guardate com'è salita. Allora, tutti i problemi che vi ho detto per noi riguardano anche la Francia, quindi il numero delle persone che contagiate può variare così. Vi sembra strano, ma questo nostro grafico potrebbe essere molto simile a quello della Francia, ma solo con un mese di ritardo. Quindi se noi in questo mese ci comportiamo come si è comportata la Francia un mese fa, e non si è comportata come noi oggi, è stata molto più lasca, finiamo in questo punto qui. Quindi io oggi voglio dare un messaggio positivo, cioè quantomeno vi dico una cosa, i 1500 contagiati di oggi non sono affatto paragonabili ai 1500 di metà marzo. Le persone decedute sono molto poche, intendiamoci, anche un deceduto è troppo. Io mi dispiace molto parlare dei deceduti come dei numeri, però è quello che fa, che posso, l'unica cosa che posso fare io. Però stiamo attenti. Anche sul numero dei deceduti, purtroppo, l'OMS in questa pandemia, secondo me, mi permetto, era impreparato. Loro lo fanno di mestiere di essere preparati, ma secondo me non lo erano, per mille ragioni. E perché dico che erano impreparati? Perché anche su una cosa, tra virgolette, ovvia come il decesso di una persona, la cosa più grave, non c'è stata uniformità. Cioè, noi in Italia abbiamo dichiarato che il Covid ufficialmente sono decesse 35.000 persone circa. Vuol dire che sono decedute a causa del Covid? No. Molte di queste persone avevano altre patologie, poverine, probabilmente sarebbero decedute ugualmente. Il Covid è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Prendete la Russia e vedete che noi abbiamo avuto il 10% dei decessi circa, la Russia lo 0,5%. Ci facciamo insegnare dalla Russia come si fa a non morire. Beh, la Russia ha contato solo i deceduti per Covid, persone sanissime che decidevano per Covid. Allora, se facciamo quel conto, anche noi i numeri calano drasticamente. Quindi, anche sul numero dei deceduti bisogna stare attenti. E ve lo faccio vedere qua. Questi numeri sono numeri mondiali. I numeri mondiali che cosa dicono? Che i contagiati, il numero maggiore di contagiati ce l'abbiamo in America, l'America del Nord, negli Stati Uniti, 6 milioni. Con un numero di morti che si avvicina ai 200.000. In totale nel mondo siamo a 27 milioni di contagiati con quasi un milione di morti. Ad oggi erano già più di 900.000, quindi purtroppo manca poco. E badate bene, è sicuramente una sottostima, perché volete voi che in Brasile, in India, in Africa siano stati contati tutti? Cioè, voglio vedere se nelle favelas brasiliane sono andate a fare, comunque va bene, questi sono. E queste sono la percentuale dei decessi, vedete che l'Italia ha il 12%, la Russia ha l'1,8%, quindi questi numeri prendiamoli un pochettino con le molle. Cosa vi voglio far vedere di questo grafico che non mi piace? Vedete come si sviluppa un'epidemia? Se noi prendiamo il totale dei contagiati, che è questo qua, non quelli giornalieri, il totale, cioè se oggi ne ho 10 e domani ne ho altri 5, scrivo 15, se poi ne aggiungo altri 10, scrivo 20, quel famoso 250.000 che ha l'Italia, contandoli ogni giorno. Se noi contiamo ogni giorno i contagiati, vedete, un'epidemia si sviluppa in questo modo che vedete qui sotto. All'inizio sono zero, per forza deve ancora partire la pandemia, poi cominciano a salire ogni giorno sempre di più, perché io li sommo sempre. Poi quando l'epidemia finisce, il numero rimane costante, è il numero totale dei contagiati. La vedete in questa forma, a curva di S.
E voi vedete bene, prendete l'Italia, guardatela qua, vedete che aveva fatto una S, perché dopo il lockdown l'avevamo chiusa, per così dire, poi ovviamente abbiamo riaperto e sta un po' ripartendo, speranza che poi dopo si rida. E se voi guardate l'India, l'India non è in questa fase di plateau, anzi sta salendo enormemente, ha sorpassato anche il Brasile la scorsa settimana, il numero di contagiati, così pure dicasi il Brasile, cioè queste curve per il momento in certi paesi non cominciano a far vedere il piatto, sono ancora nella fase di salita e questo a livello mondiale non va bene per niente. Chiudo soltanto con una parola, sempre discorsi di attualità, i negazionisti, persone che dicono che stiamo esagerando il problema e non è successo niente, quantomeno stiamo esagerando. Allora io qui vi porto i dati dell'Istat. Cosa c'è in questo grafico? Un numero brutto, il numero dei morti giorno per giorno in Italia, che viaggia fra i 1500 e i 2000, sono il totale dei decessi in Italia, 2015 fino al 2020. E vedete che come è fatto il numero di morti? C'è una sorta di periodicità. Lasciate perdere questi picchi, guardate il mouse, vedete come sale e scende sempre più o meno allo stesso modo. In che modo? C'è il picco massimo dove? Vedete, alla fine di un anno e l'inizio dell'anno dopo, cioè in inverno. In inverno si ha un picco di decessi. Il freddo, penso che diminuisca le difese, ci sono più virus in giro, si muore di più. D'estate si muore meno. Poi ci sono delle situazioni che vanno al di là di quello che si vede. Vedete, per esempio, 2015, estate, paf, un picco. Come mai? Beh, qui vi tirate giù un articolo e leggete. Super ondata di caldo record a luglio 2015. Il caldo, come l'eccessivo freddo, può creare un eccesso di defunti, di decessi, specie nelle persone un po' anziane. Stessa qui, questo inverno qui, vabbè, clima di quell'inverno, abbiamo avuto un gennaio freddissimo, un po' mite, ma un gennaio freddo. Guardate il mese di gennaio, paf, picco dei decessi. Quindi vedete che ognuno di questi picchi può essere descritto. Questo è quello che è successo nel 2020. Guardate che noi, è stato un inverno mite, eravamo partiti con una situazione migliore degli altri anni. Guardate questo picco, è più basso degli altri, quindi si preannunciava una stagione con pochi morti. Ecco quello che è successo, guardate questo picco, che qui sono 45.000, la Protezione Civile dice 35.000, probabilmente all'inizio se ne sono stati persi un po'. Questo è quello che succede, quindi ai negazionisti io dico, il problema c'è sicuramente stato, se ora lo stiamo risolvendo bene, ma questi sono numeri. I numeri in questo caso non si interpretano, c'è stato al di là di quello che ci aspettavamo 45.000 morti, quindi sicuramente qualcosa è successo. Grazie. Allora, grazie Roberto, mi sembra che ci hai illustrato una situazione in qualche maniera, diciamo, un filo rassicurante, nel senso, ma correggimi se sbaglio, la fotografia che abbiamo oggi è molto più attendibile di quella che avevamo a marzo, di come si sta muovendo l'epidemia. Allora ti domando, da statistico in questa sede oggi, visto che dicevi bacchetta magica, 60 milioni, un tampone per tutti e risolviamo il problema, realisticamente ovviamente non si può fare, qual è secondo te, dal punto di vista statistico, il valore che dovremmo raggiungere giornalmente per avere una fotografia ancora più attendibile? Allora, non secondo me, secondo un po' di studi dovremmo arrivare circa a 300.000 tamponi al giorno, quindi triplicare quelli di adesso, presi in, ovviamente una parte di questi dovrebbero essere mirati, arriva alla costa crociere e chiaramente gli si fa i tamponi, arriva la barca dalla Croazia, li si fanno, però oltre a questi spargere in tutta Italia per avere una foto di questo. 300.000 al giorno consentirebbero, un secondo alcuni calcoli, un numero sufficiente per gestire la pandemia. Grazie. E chiedo subito allora a Michele Bartoletti se abbiamo la potenza di fuoco dal suo punto di vista per arrivare a questi numeri, e poi visto che appunto il nostro ospite è stato in prima linea lavorando al Sant'Orsola e ha avuto
diciamo, un'esperienza diretta in qualche maniera anche nelle terapie intensive, appunto ti domando, prima domanda sull'attualità, come siamo messi adesso e come è cambiato, se è cambiato il profilo, l'identikit della persona che oggi a settembre si ammala di Covid. Salve a tutti. Allora, innanzitutto, vabbè, lo vedete scritto, mi chiamo Michele Bartoletti, sono sia ricercatore dell'Università di Bologna sia medico infettivologo. Allora, prima chiariamo cos'è l'infettivologo, perché non so se tutti lo sapete, l'avete sentito sicuramente parlare virologi, infettivologi, eccetera, eccetera. Gli infettivologi, cioè gli specialisti in malattie infettive, sono quei medici che si occupano di tutte le malattie causate da microrganismi, che siano contagiose o no. Infettive sono tutte, perché infettive significa dovuta a microrganismi, mentre le contagiose sono quelle trasmissibili da persona a persona. Sicuramente avrete conosciuto qualche mio collega, Bassetti, Galli, eccetera, eccetera, in televisione, perché in questo momento la nostra veramente professionalità è abbastanza in spicco, come lo è stato ad esempio negli anni dell'AIDS o come lo è stato negli anni scorsi per l'emergenza delle infezioni batteriche da batteri resistenti agli antibiotici. Quindi siamo sempre più pieno sulla cresta dell'onda e anche, ahimè, anche in questo caso purtroppo ci è toccato combattere. Dunque, per rispondere innanzitutto alla tua domanda, sicuramente sembrerebbe cambiato il tipo di paziente che vediamo oggi, perché effettivamente con il rientro dalle vacanze c'è un aumento dei casi nei giovani, quindi l'età media si è sicuramente abbassata, ma secondo me è un dato che dipende appunto da quello che diceva il collega, cioè da come siamo in grado di fare tamponi. Perché se in questo momento siamo in grado di fare tamponi a tante persone asintomatiche di rientro dalle vacanze, è ovvio che troviamo tanti pazienti giovani asintomatici e quindi l'età media si abbassa. E quindi, scusa, smentiamo subito il fatto che invece non sia il virus ad essere cambiato, giusto? No, perché questa è una delle non altre. Non sembra essere cambiato. Okay. Mi correggo, dal punto di vista microbiologico e tecnico, il virus è un virus RNA. Che significa? Che significa che si muta frequentemente, e mutando frequentemente si adatta all'organismo. Quindi questa è un'ipotesi che è stata fatta dicendo: ok, con l'estate probabilmente il virus è cambiato, probabilmente il lockdown insieme a tutti questi fattori ha aiutato a far diminuire il numero della pandemia. Però io credo che l'effetto sia stato legato quasi esclusivamente al lockdown, perché è vero che il virus in parte si sta verificando queste mutazioni, però è altrettanto vero che quello che vediamo nel resto del mondo non è quello che vediamo in Italia, l'abbiamo appena visto. Quindi è difficile confermare queste ipotesi, che al momento rimangono delle ipotesi. Anche all'inizio della pandemia, noi vedevamo all'inizio, i primi pazienti in assoluto sono stati pazienti giovani. Perché pazienti giovani? Perché sono quelli che viaggiano, che quelli che stanno più a contatto con le altre persone, quelli che per lavoro o per divertimento stanno a più contatto con le persone. Quindi è inevitabile che i primi che vediamo sono i pazienti giovani. Come e il poi famoso caso 1 o 0 che poi... Allora, adesso la mia esperienza personale era il, credo, 29 febbraio, una delle tante notti in ospedale, mi chiama il collega della microbiologia, che è anche un mio amico, anzi mi scrive prima su WhatsApp, fa: sei tu di notte, vero? Così sì, abbiamo il primo, perché era il primo paziente di Bologna ed era una ragazza di 20 anni, che forse l'avete vista, è andata anche sui giornali per vari altri motivi. Tre giorni dopo ero reperibile, mi chiama il collega, fa: senti, non ce la faccio, perché ne stanno arrivando tanti, ed erano quasi tutti giovani. Giovani parlo 50 anni, 60 anni, ovviamente non giovanissimi. No, però giovani. Per la medicina sono giovanissimi, 50-60 anni, abbiate pazienza. Per cui è ovvio che i primi pazienti che abbiamo visto erano proprio quelli che viaggiavano, quelli che si muovevano per lavoro o per divertimento. Poi piano piano questi hanno favorito l'espandersi della pandemia, come stiamo vedendo in questo momento. Quindi quello che diciamo, occhio, attenzione a minimizzare, perché stiamo avendo una recrudescenza di casi, è assolutamente importante. È assolutamente importante, anche se effettivamente noi in questo momento siamo più preparati. Allora, vado avanti? Sì, sì.
se posso. Certo. Vai. Allora, sicuramente questi sono dati attuali che ho preso di Bologna, cioè in una popolazione di circa 1 milione, tutta la provincia, l'area metropolitana, abbiamo avuto 6.200 casi confermati, questi sono dati di ieri, con una mortalità intorno al 10%, circa 600 casi. Posso? Sì, sì, sì. Quello che è successo invece all'inizio della pandemia, o dell'epidemia, diciamo così, anche bolognese, è stato qualcosa di abbastanza diverso, perché se vi ricordate bene, il primo caso in Italia, Codogno o Voegano, è stato intorno al 20-21 febbraio, mentre i primi casi a Bologna li abbiamo visti intorno al 29 febbraio, quindi circa una settimana dopo. Il virus si è espanso fino a Modena, ha saltato Bologna, c'era stato il focolaio nella Romagna, soprattutto Rimini-Pesaro, ma noi continuavamo a non vedere casi, a parte questi qua che vi ho appena raccontato. Improvvisamente è cambiato tutto, da un giorno all'altro posso dire, sono iniziati ad arrivare pazienti in continuo. Tra l'altro noi come reparto abbiamo un reparto di malattie infettive che è di circa 32 posti letto, 30 diciamo, e avevamo inizialmente detto riserviamo qualche posto in terapia intensiva, che non si sa mai, addirittura all'inizio era un posto in terapia intensiva che avevamo fatto dentro il reparto di malattie infettive, poi immaginate che le previsioni sono state completamente sbagliate. Da un giorno all'altro ci siamo trovati a riempire il reparto e ogni sera ci trovavamo senza posti letto e dicevamo ok, dobbiamo aprire un altro reparto. Allora con la direzione sanitaria del Sant'Orsola aprivamo un nuovo reparto, chiudeva, che ne so, il reparto di urologia, che al momento cessava l'attività, e noi andavamo là, sempre noi eravamo a occupare. E io mi ricordo il terrore delle notti, perché di giorno eravamo un gruppo abbastanza sostenuto, siamo in 30-35 specialisti sparsi tra i vari ospedali, ma di notte eravamo da soli con al massimo un collega reperibile, e la notte arrivavano, aprivamo un reparto alle 18 di sera, la notte arrivavano 30 persone e lo riempivamo subito. È stato qualcosa di incredibile, mai visto prima, mai sperimentato prima, e devo ammettere eravamo completamente impreparati, perché la comunità scientifica lo era all'inizio, ma è inevitabile, è qualcosa di nuovo, qualcosa che nessuno ha ancora visto. Noi avevamo solo l'esperienza dalla Cina prima di noi, già adesso chi sta affrontando le prime fasi della pandemia magari ha visto già l'Italia, l'Europa, gli Stati Uniti, ma noi avevamo solo la Cina come esperienza. E se voi fate caso, non so se siete pratici, qualcuno di voi magari sì, sa che per un articolo scientifico, cioè quello la forma di divulgazione delle informazioni che noi utilizziamo per studiare, ci impiega mediamente 6-7 mesi prima di essere pubblicato. Quindi noi le notizie che avevamo erano solo su giornale, collega cinese che aveva detto io ho fatto così, una serie di cose assolutamente basata su nessuna evidenza. E quindi è ovvio, ci siamo trovati completamente impreparati con una massa di gente che arrivava giorno per giorno. Per farvi capire come è stata anche la nostra plasticità, la resilienza del sistema sanitario nazionale, noi in circa 28 giorni, quindi parlo del 28 marzo, eravamo in grado di affrontare 400 persone ogni giorno e con 180 posti di terapia intensiva rispetto ai 15 iniziali, quindi qualcosa di incredibile. Devo ammettere che in tutto questo c'è stata una serie di tanti problemi. Noi ci dovevamo preoccupare che i farmaci che ritenevamo all'epoca utilizzabili, ad esempio non so se avete sentito parlare del farmaco per l'artrite che è stato utilizzato abbastanza, sembra non funzionare, però all'inizio pensavamo di utilizzare quello e avevamo finito le scorte e non sapevamo esattamente come fare, quindi ci trovavamo a scegliere tra un paziente e l'altro quale trattare o meno, scegliere tra un paziente e l'altro quale trasferire in terapia intensiva, forse quello che aveva più possibilità, più chance di sopravvivere. Quindi cose veramente difficili, quasi da guerra, insomma, a un certo punto di vista.
In tutto ciò ci sono stati tanti momenti positivi, se si possono chiamare positivi, cioè la solidarietà della popolazione è stata fantastica, perché ogni sera ci portavano la cena, ci sono stati 4-5 ristoranti anche importanti di Bologna che ogni sera ci portavano da mangiare, perché noi stavamo lì dalle 8 di mattina a mezzanotte tutti i giorni. Io ho lavorato dal 28-29 febbraio, il primo giorno di riposo è stato Pasquetta, che era il 13 aprile, e ci portavano da mangiare. La Fondazione Sant'Orsola, con l'aiuto della popolazione, ci ha consentito anche di stare in albergo, perché io avevo mia moglie incinta di 2 mesi e all'inizio non sapevamo gli effetti che potevano avere un virus su... Adesso sappiamo che probabilmente è benigno per le donne in gravidanza e per i bambini, però all'inizio non lo sapevamo, quindi io mi sono trasferito in albergo per non avere la possibilità o il rischio di dover contagiare i miei familiari. Quindi anche la solidarietà tra colleghi, ci siamo trovati veramente a dover condividere tante di quelle cose. Tra l'altro, quando sono stati aperti 400 posti complessivi di pazienti Covid, non era più pensabile che eravamo solo noi a gestire tutta la situazione, ma eravamo i colleghi dell'urologia, otorini, chirurghi, che in quel momento non avevano l'attività ordinaria, che ci aiutavano, e noi un pochino riuscivamo a dirigerli. Quindi tante cose anche positive della collaborazione. In tutto ciò abbiamo anche deciso di cambiare strategia, perché all'inizio, come ben sapete, quello che è stato detto a tutti di stare a casa anche con sintomi, questa è stata una strategia che probabilmente ha peggiorato in alcune situazioni, perché c'erano delle persone che stavano a casa che avevano bisogno di assistenza, ma che non potevamo, fin tanto che non c'erano sintomi gravi noi dicevamo no, state a casa, non andate in pronto soccorso, perché intasate il pronto soccorso rischiate anche di contagiare altre persone. Questo, che sembrava all'inizio qualcosa di giusto, abbiamo deciso di cambiare completamente. Verso alla fine di marzo abbiamo detto no, abbiamo detto a tutta la popolazione, forse qualcuno lo sa, venite in pronto soccorso perché ci siamo noi e vi valutiamo. E quindi abbiamo fatto anche turni in pronto soccorso dove vedevamo circa 80-100 persone al giorno con sintomi che potevano essere compatibili, affiancando i medici del pronto soccorso. Quindi questa strategia sembrerebbe, anche se non abbiamo la dimostrazione, aver dato comunque un sollievo, o comunque aver tamponato la necessità più di posti di terapia intensiva, programmando per tempo i pazienti che ci sembravano più critici e quindi controllandoli nel tempo. È ovvio che tanto della ricerca si basa sulla sperimentazione sui farmaci, questa è sicuramente una cosa che è molto importante, che va valutata, e vi faccio, questa è la parte solo un po' più tecnica della presentazione, l'ultima slide, quindi tranquilli. Voi sapete che quando ci si infetta da un virus c'è una parte, diciamo, una risposta virale, cioè il virus che si moltiplica nell'organismo, e questo è quello che avviene anche per la Covid-19, ma il motivo per cui tanta gente poi va in insufficienza respiratoria e peggiora tanto da a volte morire è quella che viene chiamata una risposta infiammatoria grave non controllata dall'organismo, e questa è una delle ipotesi che adesso attualmente è più in auge per spiegare il fatto che tante persone non guariscono, ma dopo circa 7, 8, 10 giorni dall'inizio dei sintomi peggiorano improvvisamente e vanno in terapia intensiva. Allora, quello che è stato fatto nella pratica clinica è utilizzare un farmaco che si chiama idrossiclorochina, sicuramente l'avete sentito dire. Trump aveva sponsorizzato tanto il farmaco. Questo farmaco si è dimostrato inefficace, non funziona purtroppo, anche se all'inizio era quello che sul quale puntavamo più di tutti, perché erano delle compresse, potevamo utilizzarlo anche pazienti che erano a casa, e quindi lo distribuivamo anche noi nella speranza che potesse funzionare. Abbiamo utilizzato dei farmaci che venivano in realtà utilizzati nei pazienti con HIV, con l'AIDS per intenderci, che sono gli inibitori gli inibitori delle proteasi. Anche questi si sono dimostrati inefficaci. Il motivo per cui utilizziamo questi è perché c'erano degli studi sulle cellule che dimostravano che potevano avere una certa efficacia. Purtroppo poi, come spesso accade, nelle persone non si sono dimostrati efficaci.
Abbiamo utilizzato un farmaco nuovo che si chiama Remdesivir, che è quello che attualmente sembra funzionare. Quindi c'è un farmaco che apparentemente, anche se gli studi non sono conclusivi, ha una certa efficacia. E poi è stata implementata questa terapia antinfiammatoria, perché è quello che aggrava i pazienti e che li fa andare in terapia intensiva. Abbiamo utilizzato in qualche caso il plasma iperimmune, l'avete sentito dire, se ne è parlato tanto. Anche in questo caso non ci sono delle evidenze conclusive che questo possa essere efficace, ma probabilmente perché è molto difficoltoso poterlo utilizzare dal punto di vista tecnico. E come terapia antinfiammatoria, quella che viene utilizzata al momento è il cortisone, perché il cortisone è al momento l'unico farmaco che si è dimostrato ridurre la mortalità, e tutti gli studi sono concordi. Quindi una volta tanto siamo tutti d'accordo a utilizzare questo, il cortisone, perché riduce questa risposta infiammatoria e sembra in qualche modo ridurre anche la mortalità fino a un 10-20-30%. Quindi questo è al momento quello che facciamo. Grazie a Michele Bartoletti. Domanda rapidissima, perché fortunatamente oggi ci sono anche molti guariti dalla Covid. Allora, ti chiedo al volo cosa vuol dire da un punto di vista clinico essere guarito e, cosa forse più importante, come stanno i guariti? Bellissima domanda. Allora, guarito significa che sono scomparsi i sintomi dal punto di vista clinico. Poi, per un discorso di diciamo quarantena, chiamiamola così, ci vogliono due tamponi negativi. Adesso questo discorso sta un pochino cambiando, è in corso una valutazione, perché ad esempio negli Stati Uniti sia l'OMS sia CDC, cioè l'organo principale degli Stati Uniti, dice: se sono scomparsi i sintomi e il paziente ha avuto i sintomi da almeno 8 giorni, non si è più contagiosi. Questo è stato dimostrato. Quindi teoricamente la storia del doppio tampone potrebbe anche cambiare nel prossimo futuro, anche in Italia. Noi siamo un po' più conservativi su questo, siamo un po' più attenti, non ci fidiamo tanto, e quindi vogliamo il secondo doppio tampone. Questo però comporta che la gente stia a casa e perda tante giornate di lavoro, perda la scuola quando ricomincerà, eccetera eccetera. Probabilmente è eccessivo, e quindi stiamo un pochino rivedendo questa parte qua. Chi guarisce dal coronavirus, purtroppo ancora non siamo in grado di stabilire con esattezza quello che succederà, perché secondo me ci vorranno un po' altri 6 mesi, un anno, per capire esattamente come stanno, ma ci sono delle segnalazioni che alcuni pazienti hanno avuto malattie cardiovascolari, hanno avuto fibrosi polmonare dopo un lungo decorso in terapia intensiva. Ci sono tutti i problemi legati alla terapia intensiva, ma questi sono più o meno simili a altre patologie simili che richiedono una terapia intensiva, una ventilazione meccanica. Quindi difficile anche capire se questa malattia dà qualcosa in più a quello che sappiamo di solito. Grazie. Allora, come vedete, ricerca quotidiana negli ospedali, ma non solo, perché qua a Casalecchio, al Cineca, e qui veniamo all'ultimo intervento di Andrew Emerson, si utilizza un supercalcolatore chiamato Marconi, uno dei più potenti al mondo, oserei dire, per cercare di capire quali sono i farmaci più promettenti anti-Covid. Allora io adesso lascerei, perché sta anche iniziando un po' a pioviginare qua fuori, la parola a Andrew Emerson. No, no. E la presentazione è questa? Sì, sì. Oh, fai tu la... No. Perché devi mettere... Ok. Ma scopriamo. C'è il punto. O chiedo a uno di voi. Sì. Oh, se no te lo faccio io. Ok, va bene. Okay. Mi sto ok. Lo vedi? Ok. Quindi questa presentazione segue in qualche modo l'ultima, perché parliamo di come la tecnica, come si può trovare un nuovo farmaco per una malattia, e ovviamente in questo caso COVID. Prossimo slide. Quindi ok, questo è Cineca, che non è molto lontano da qua, a Casalecchio di Reno. In basso a destra abbiamo la nuova calcolatore del Cineca, si chiama Marconi Centro, e attualmente è la posizione 9 delle supercomputer più grandi del mondo. Prossimo slide. Ok, questo lavoro che vorrei descrivere fa parte di un progetto che si chiama Escalate for COVID. Questa è una... Vuoi Ah, ok.
Ok, sì. Questo è un progetto, si chiama Sclepo, è un progetto finanziato dalla Commissione Europea con 18 istituzioni in tutta Europa. E il CINEC è una partner, anche in FN, per caso, anche una partner di questo consorzio. Prossimo slide. Cos'è l'obiettivo di Escalate? Di identificare molecole in grado. Ok, ok. In grado di in qualche modo trovare diverse soluzioni per il trattamento di queste malattie. Escalate è basato su una libreria di milioni di miliardi di molecole e una capacità molto alta di calcolo. E dopo spiego tutto, quindi non preoccupatevi. Ma la cosa importante di questo progetto è tutto open data, open collaborazione e open source. Quindi tutte le cose che facciamo in questo progetto è open, è disponibile dal nostro sito web, di altre cose. Prossimo slide. Ok, questa è la domanda. Perché è difficile trovare un nuovo farmaco? Perché costa molto, tipo un miliardo di dollari, e anche ci vuole molto tempo, per esempio 10 anni. Però noi non abbiamo 10 anni, vogliamo trovare un farmaco, se non adesso, almeno nei prossimi mesi, o cioè in tempo più limitato. Come possiamo accelerare questo processo? Usiamo una tecnica che in inglese si chiama Computer Aided Drug Design. Questo ci permette di, usando il computer, di identificare quelle molecole che potrebbero essere più efficaci come farmaci. In particolare, se usiamo farmaci già noti, cioè che si chiama drug repurposing, possiamo anche accelerare di più questa ricerca, perché è un problema ovviamente con i farmaci, particolarmente se un farmaco nuovo non sappiamo quanto tossico il dosaggio, eccetera. Per questo usiamo in questo progetto una tecnica che si chiama, parlo veloce, non so. Parlo più veloce. Una tecnica che si chiama virtual screening. Cosa fa virtual screening? L'idea di virtual screening è di provare di matchare la molecola dentro un database contro una proteina. Perché una proteina? Perché le proteine sono fondamentali nella biochimica. E quindi, per esempio, un enzima che potrebbe essere importante per la replicazione del virus è una proteina. Quindi cerchiamo di trovare un farmaco che lega con questa proteina. Ok, più avanti. Ok, questi sono slide, sono veramente semplici. Quindi la cosa importante in proteina è sulla struttura tridimensionale, ok? Proteine hanno questi buchi e se riusciamo a mettere una molecola, cioè il farmaco, dentro una proteina, potremo inibire la proteina che fa il suo lavoro. Quindi, ok? Quindi prendiamo una proteina, questa è la forma della proteina, questo è il buco che vogliamo riempire e proviamo con diverse molecole qua, che potrebbero essere i farmaci. Ok, quindi proviamo con questo tecnico di virtual screening e si spera che uno o più risultino buoni, nel senso che ci stanno dentro la superficie della proteina. Più avanti, in questo caso è questo qua. Se questo va bene, insieme con il nostro computer, possiamo andare avanti. Per esempio nel laboratorio, e se nella cellula le prove vanno bene, anche più avanti nei test clinici. Più avanti. E ovviamente dopo i test clinici magari avremo un nuovo farmaco. Quindi l'idea di questo è non di sostituire la parte di laboratorio o i test clinici, ma di accelerare il processo. Prossimo slide. Ok, come facciamo in Escalate? Usiamo un mega supercomputer, quello che abbiamo a Cineca, Marconi,
è un software che si chiama Legion. Legion è il proprietario dell'azienda farmaceutica Dompé, ma è stato fatto insieme con Cineca e Dompé. Legion è in grado di fare questo matching, questo confronto tra i database di farmaci e la proteina. Se vai, andiamo avanti. E sì, fa una specie di filtraggio. Quindi prendiamo milioni di molecole e cerchiamo di avere solo quelli che potrebbero essere importanti. Se andiamo avanti. Però il punto è questo, una proteina non è così semplice come sfera, ma in realtà è una molecola fatta di atomi e queste molecole sono flessibili. Una proteina, se fosse possibile vederlo, si muove così, ok? In tempo. Quindi cosa facciamo? Quali di queste disposizioni di atomi usiamo per il nostro screening? E questo viene in un'altra tecnica, che si, è più avanti, che si chiama dinamica molecolare. La dinamica molecolare è un metodo di modeling che ci permette di, per esempio, fare una specie di filmato di un sistema di atomi e molecole. Quindi se fosse una proteina qua, mettiamo un telecamera qua e si vede la proteina e cosa fa nel tempo. Anche questo ha bisogno di tanto tempo di calcolo e per questo usiamo anche i Marconi del Cineca. Inoltre possiamo usare anche la macchina di Eni, perché anche loro ci hanno dato la loro macchina a disposizione. Qua c'è un video. Posso? Sì. Speriamo se va. Ok, non so se vedete. Quindi questo viene da una simulazione. Sembra poco, ma la simulazione ci ha messo 5 giorni su Marconi. Su un PC ci metterebbero tipo 100 giorni. Ok, il mio PC è un po' vecchio, ma comunque è una cosa che non si può fare su un PC. Più avanti. Ok, quindi questo è il nostro sistema. Prendiamo un database grande di molecole, potenzialmente farmaci, e con Legion e i nostri frame delle simulazioni cerchiamo di trovare un nuovo farmaco che può essere testato più avanti. L'ultimo slide, credo. Abbiamo dei risultati. Prima dell'estate una molecola in particolare è stata identificata nei nostri test in silico, cioè sulla macchina. Poi, per fortuna, questi test hanno avuto dato diverse molecole interessanti e con il risultato che uno, che questo farmaco qua, che si chiama raloxifene, abbiamo chiesto il European Medicines Agency per fare dei test clinici. Questa molecola è interessante perché è un farmaco già noto. Un farmaco già noto vuol dire che sappiamo e non è tossico, sappiamo i dosaggi e quindi questa accelera di più l'approvazione di questo farmaco. E qua ci sono diversi nella stampa di questa notizia. Non sappiamo se questo avrà successo contro Covid, ma almeno è una arma in più che possiamo usare. E finisco qua. L'ultimo slide, questo progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea, quindi ti grazie. Okay. Grazie Andrew Emerson. Una domanda al volo per te, poi lasciamo in chiusura spazio anche al pubblico. Questo tipo di approccio, visto che è notizia di ieri il blocco della sperimentazione per il vaccino di AstraZeneca, che era uno dei più promettenti, potrebbe essere utilizzato per accelerare anche la ricerca su un vaccino oppure no? Per un vaccino no, purtroppo non abbiamo un approccio computazionale per un vaccino. Vaccino vuol dire il sistema immunitario che è troppo complesso, non ce la facciamo. Dicendo questo però, possiamo simulare le proteine del virus. E più conoscenza è e più informazioni meglio è. Da questo punto di vista sì, possiamo dare una mano, ma proprio trovare un vaccino no, questo non possiamo. Non è possibile.
anche per il Marconi, non solo per il tuo computer. Non è solo in questione di calcolo. Di approccio. Anche di approccio. Ok, domande, siamo andati un po' lunghi, ma come vedete sono stati anche veloci secondo me, siamo partiti un po' in ritardo. Vi vedo ancora tutti presenti, quindi diciamo che insomma, no? Facciamo un applauso intanto ai nostri ospiti. E domande, curiosità da rivolgere ai nostri ospiti, cioè se ce ne sono. Prego, allora forse se vuoi venire qua, altrimenti alzi la voce o io lo ripeto, prego. Avvicinarti troppo perché altrimenti mi bacchetta. No, prego. Salve, buonasera. E io volevo fare una domanda in generale: se ci sono già degli studi che tengono in considerazione la genetica delle popolazioni, o è ancora troppo presto per questi studi qui? Grazie. Sì. Era per generale, non so se vuole rispondere. Prego, prego, certo. Se volete. Certo, certo. Sì, c'è qualcosa, sicuramente si sta muovendo tanto perché è un ambito sicuramente molto battuto per la ricerca scientifica. Ci sono dei dati, ci sono sicuramente dei dati che ad esempio alcuni gruppi sanguigni, tipo il gruppo 0, sembrerebbe essere più protetto rispetto al gruppo A. Questo fatto con diagnostica genetica. Ci sono altri dati che cercano degli specifici loci di cromosomici per spiegare perché alcune persone possono avere un decorso più sfavorevole rispetto ad altri. Poi la reale applicabilità non è chiara, perché probabilmente si potrebbe essere utile per stratificare rischio di una persona, ma questo vorrebbe dire analizzarla geneticamente, probabilmente non c'è tempo, però insomma sono cose sicuramente molto interessanti. Grazie, altre domande? Prego. Volentieri. Quindi per la simulazione? Esatto. Stiamo facendo tutti, stiamo cercando di fare tutti, sì. Perché non so quanti proteine, quanti geni sono tra 20 e 30 tipo. Nel virus, sì, più o meno così. E poi sono diversi varianti e poi stiamo facendo diversi molecole attaccate, quindi stiamo cercando di fare tutti. Cioè, con diverse priorità, quindi proteasi per esempio sono la priorità più alta, e praticamente c'è un protease che non viene trovato in uomo ma solo in virus, e quindi questo è stato il numero uno se volete, ma stiamo cercando di fare tutte. Altre domande? Nessuna domanda? Ne faccio una allora, forse alla professoressa, in chiusura. Dal punto di vista storico ed epidemiologico, quindi, quando si potrà dire che la pandemia è conclusa? Ci sono dei criteri per dire ok, ne siamo fuori, sarà determinante il vaccino, possiamo andare avanti con, diciamo, una sorta di immunità, per così dire, di gregge, oppure cosa deve accadere per cui si può dire ne siamo fuori, se ci sono dei criteri? Ah, oddio, adesso questa forse sì, è per entrambi, sì, certo. Più una domanda da medico umano, però in linea di massima, parlo anche per esperienza appunto in ambito veterinario, di solito appunto una malattia, vi è prima la fase di emergenza epidemica, poi segue l'endemizzazione, quindi di solito cosa succede? Succede che c'è una sorta di adattamento ospite-virus per cui diminuisce la gravità dei sintomi, dei segni clinici, perché c'è di base appunto un aumento del sistema
sistema della risposta immunitaria, perché è chiaro che la risposta dell'ospite è diversa nel momento in cui dell'uomo, insomma, di un invertebrato, insomma, parliamo adesso in questo caso di uomo, e è chiaro che il sistema immunitario si trova davanti a un patogeno nuovo, per cui appunto non ha difese specifiche da mettere in atto, quindi c'è appunto la situazione della fase epidemica, la sintomatologia grave, eccetera. Poi, come dicevo, si va verso l'endemizzazione con un adattamento, quindi la riduzione della sintomatologia. A questo contribuiscono fattori naturali e poi ovviamente appunto i vaccini, è chiaro, aumentano la si deve arrivare alla convivenza. Esatto, e da questo punto di vista, e chiudiamo con Michele Bartoletti. Il fatto che sia un RNA virus, dicevi all'inizio, incline alla mutazione, è un aspetto positivo o no? Dipende dai punti di vista. Quello che ha detto la collega è condivisibile al 100%. Io credo che questa pandemia non finirà mai, o meglio, finirà nel senso di crescita esponenziale, e poi conviveremo con questo virus, avremo delle piccole epidemie, un po' come succede per l'influenza, per quasi tutti i virus respiratori, perché di raffreddore continuiamo a averlo, l'influenza continuiamo a averla, la teniamo un po' a bada. Però dal momento che pare che gli anticorpi che noi creiamo dopo aver avuto la malattia durino 6 mesi, 3 mesi, 6 mesi, un anno, tendono a scomparire, quindi è ovvio che si va... Come per un raffreddore, si può dire? Una cosa del genere, tanto sono virus che principalmente danno il raffreddore, no? Come ci ha spiegato la collega, per cui è proprio per questo che ci possono avere, a parte che sono tante varianti diverse, ma comunque anche il fatto che ci si può in qualche modo reinfettare, come per esempio per l'influenza, perché ci sono piccole anche mutazioni che avvengono ogni anno che rendono l'influenza ancora diciamo un virus che può colpire l'uomo. Però teoricamente, se il virus, come tutti i virus, tende a sopravvivere, non può uccidere tutta la popolazione, perché anche lui deve sopravvivere e quindi si deve adattare. E quindi a questo adattamento fa in modo che diventi meno grave, quindi l'ipotesi iniziale non è del tutto, anche se ancora non siamo sicuri che questo sia avvenuto, ma l'ipotesi iniziale che il virus possa cambiare, adattarsi, è assolutamente plausibile, e che noi in qualche modo non diciamo che non ci possiamo adattare a lui perché noi non mutiamo. Però possiamo combatterlo con le vaccinazioni, speriamo che prima o poi ce ne usciranno alcune, sono in sperimentazione 139 vaccini, quindi ne troveranno uno che funziona, speriamo, sono in sperimentazione almeno un centinaio di farmaci, quindi ne troveranno uno che funziona, quindi sicuramente troveremo il modo migliore per combatterlo e il virus si adatterà a noi, quindi secondo me nel futuro avremo sicuramente un mondo migliore di quello che stiamo vivendo adesso per quanto riguarda il coronavirus. È ovvio che dobbiamo stringere i denti ancora per un po', secondo me. Allora, grazie a Roberto Spighi, Mara Battilani, Andrew Emerson, Michele Bartoletti per essere stati qui con noi, e ovviamente a voi per essere rimasti praticamente 1 ora e mezza. Grazie e buona serata a tutti.